tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30 precise in questo istante di oggi, mercoledì 29, giusto? Ho perso il conto ormai dei giorni del mese, dovrei segnarlo. 24, ormai sono avanti una settimana. 24, per fortuna ho delle bravissime ospiti che mi aiutano e mi assistono. Ormai l'età è quella, avanza, quindi cerco solo ospiti che possono aiutarmi nella conduzione di questo programma. E quindi do il benvenuto e saluto subito a Benedetta Ravelli e Annetta Ferreri. Benvenute ragazze. Grazie, grazie Fabio. Esponenti delle Bagadaway Lacrosse Milano, la squadra di lacrosse di Milano. Esattamente, siamo noi. Detto così, la prima domanda viene: ah, bello, cos'è lacrosse? Allora, il lacrosse è un 12 contro 12 su un campo da calcio. Ok. È uno sport che viene giocato con una racchetta, una stecca in realtà si chiama, che è composta da due parti, un bastone, e da una parte c'è un cestello che contiene la pallina. La pallina viene passata al volo, lo scopo del gioco è fare gol, quindi le due squadre si affrontano l'una contro l'altra. Uh-huh. Con due porte, e è un po' simile all'hockey nel senso che si può passare dietro la porta, e appunto chi fa più gol vince. Uno sport appunto che viene da lontano, verrebbe da dire, sia geograficamente che storicamente, nel senso che è uno sport molto molto antico. Appunto, da dove arriva la lacrosse e a cosa dobbiamo la sua arrivo poi in Italia? Esatto, la lacrosse nasce come appunto gioco dei nativi americani, del Canada e dell'America, ed è stato poi portato in Europa successivamente e trasformato. Che lo chiamavano Bagadaway. Esatto, quindi Bagadaway è proprio il nome. Il nostro nome deriva dell'originario di questo sport. Esatto, okay, dicevi, esatto. Nasce appunto dai nativi canadesi e americani. Sì. All'inizio del secolo scorso, più o meno, ci credo, giù di sì, forse anche, forse ancora anche prima, di no? Più, era proprio 1600, esatto, si dice. Sì, sì, sì. Sì, sì, era. Esatto, un gioco molto antico, ed è poi stato portato in Europa appunto all'inizio del secolo scorso, cambiato appunto nel regolamento, ed è diventato adesso il nostro lacrosse come giochiamo noi oggi. In Italia da quando c'è il lacrosse, soprattutto quando c'è il lacrosse femminile, perché appunto la lacrosse sia maschile che femminile, da quando? Esatto, allora noi siamo state la prima squadra femminile nata in Italia, e siamo nati a cavallo tra il 2009 e il 2010. Quindi diciamo è da quegli anni che il lacrosse femminile si sta piano piano diffondendo. La nostra squadra nasce da un'idea di Silvia Di Stefano, che è una ragazza che ha intrapreso un anno all'estero nel suo percorso di studi, e è venuta in contatto lì con lo sport e ha deciso, una volta tornata in Italia, di provare a mettere in piedi proprio una squadra. Mentre per quanto riguarda il lacrosse in generale, appunto il lacrosse maschile c'è da più tempo, e in particolare la federazione Gioco Lacrosse, che tutt'oggi ci supporta e aiuta nelle nostre uh-huh. attività, nasce nel 2007, ma ancora prima di questa federazione c'erano già delle squadre maschili. Giro appunto Milano, quindi è la prima squadra femminile a nascere, è una squadra che comunque in questi anni appunto poi ha fatto tanto anche scuola, viene da dire, per altre squadre. Ormai in Italia ci sono un po' di squadre, e siamo appunto qua a parlare di un campionato che inizia a breve, giusto? Esattamente, brevissimo. A brevissimo, il primo appuntamento sarà il 18 febbraio proprio qui a Milano, ed è la prima data di questo campionato 2018, che vedrà coinvolte la nostra squadra, quindi le Lacrosse Milano Bagadaway, la squadra Roma Leones Women's Lacrosse, che appunto vengono da Roma, e una squadra che racchiude diciamo alcune giocatrici di squadre un pochino più piccole, che numericamente non riuscirebbero a partecipare da sole, ma che uniscono le loro forze per affrontarci. Per cui sarà un appuntamento con un triangolare nella giornata appunto di domenica 18, e speriamo che vinca il migliore. Beh, noi sicuramente seguiremo da vicino appunto la prima giornata di questo campionato, questo triangolare che il 18 febbraio a Milano si svolgerà.
Ma torniamo un attimino a parlare proprio della cosa, per far capire a chi ci sta seguendo meglio di cosa stiamo parlando. Tra parentesi, abbiamo qualche foto, forse l'avete già vista passare. So che Maria Elena aveva delle foto e stava facendo passare appunto le foto delle varie vostre, ecco appunto, di squadra. E appunto questa è proprio la squadra di Milano, giusto? Queste sì, sono... siamo noi. Allora, come possiamo fare per far capire meglio come funziona la cosa? Allora, abbiamo detto appunto 12 contro 12, in realtà proprio giocata a 10, mi dicevi, giusto? Sì, allora probabilmente snelle, quest'anno sì, riusciremo a giocare un campionato a 10. In realtà lo sport rimane lo stesso, le regole cambiano veramente leggermente, ma lo sport rimane così com'è. Perché giocare a lacrosse? Che cos'è che può spingere qualcuno a giocare alla cross? Ma allora, secondo me una forte motivazione è lo spirito di squadra che si viene a creare. Noi siamo un gruppo abbastanza eterogeneo di ragazze che hanno interessi diversi e che fanno anche vite diverse, perché qualcuna di noi studia, qualcuna di noi lavora. Però il bello è ritrovarsi nei nostri appuntamenti settimanali sempre insieme, sempre cariche, e per vivere appunto anche un momento proprio di condivisione delle nostre vite. È uno sport impegnativo comunque a livello fisico, quindi ci vuole allenamento, ci vuole costanza, però abbiamo diciamo raggiunto anche un livello di esperienza tale che ci permette di aiutare proprio chi un po' alle prime armi vuole avvicinarsi a questo nostro mondo. Quindi un aspetto che sicuramente sottolineerei è il fatto che anche chi non conosce la cross, anche per chi è alle prime esperienze, può veramente appassionarsi e può raggiungere un certo livello, un buon livello, in poco tempo. Che poi è un po' quello che è successo a voi, no? Immagino voi con la iniziativa. Esattamente. La minima idea di cosa state facendo, proprio, di cosa stiamo combinando, non lo sapevate. E poi vi siete ritrovate, alcune di voi, lo scorso estate a difendere, sì, i colori nazionali ai mondiali in Inghilterra, giusto? Esattamente, è proprio andata così. È il bello della cross che poi dopo anche poco tempo riuscirà ad arrivare appunto a un livello molto alto e farti delle esperienze. So che abbiamo una foto ad esempio delle ragazze che giocano a Milano e che sono andate al mondiale, giusto? Queste qua. Sì, esatto, allora, siamo noi. Salutiamole a parte appunto le due qui presenti in studio. Salutiamo Francesca, salutiamo Ludovica, salutiamo Anna, salutiamo Nelly e salutiamo Elena. Tutte ragazze che giocano a Milano e che sono andate appunto a difendere i colori nazionali. Cominciamo appunto una cosa che insomma altri sport non è così facile riuscire a fare una carriera diciamo così veloce e così interessante, vengo a dire, in altri sport. Cioè vi danno la possibilità proprio di vivere poi esperienze. Immagino che avete trovato squadre di livelli altissimi, altissimi. E soprattutto immagino che una appassionata di quello sport è il massimo, cioè, esatto, sì. Per uno che gli piace il basket, andare anche a giocare in NBA, anche rischiamo di perdere tutte, va bene, ma sono là e le vedo giocare e vedo che cosa è quello sport a livelli alti, deve essere qualcosa veramente impagabile per voi. Sì, incredibile. Proprio potersi confrontare con questo livello rende, diciamo, gratificanti tutti i piccoli sacrifici che comunque ognuno di noi nella propria vita fa per riuscire a portare avanti questa passione, ed è stato veramente un'esperienza indimenticabile, una cosa che ciascuna di noi si porterà dietro tutta la vita. E devo tra l'altro dire a nostro, diciamo, favore che non è andata poi così male, perché siamo arrivate undicesime su 25 al mondo nella nostra prima, esatto, prima partecipazione. Quindi insomma si può solo migliorare. 25 vuol dire parte alta della classifica. Esatto. Dalla metà di là, diciamo. Esatto. Quindi, siamo state contentissime naturalmente di questo risultato. Avete giocato anche un po' di partite, infatti, insomma, abbiamo giocato tante partite. Sì, abbiamo giocato 7 partite in tutto, gironi da 4 squadre. Noi ci siamo incontrate contro la Svizzera, la Corea, noi eravamo in 5, scusate, nel girone, la Svizzera, la Corea, Hong Kong e la squadra dei nativi americani proprio. La famosa squadra dell'indigene, esatto. È molto interessante questa, appunto, raccontaci un attimo questa esperienza e il motivo per cui esiste una squadra del genere. Esatto, allora, loro non hanno, diciamo, la loro nazione non viene riconosciuta a livelli ufficiali, però proprio
per il merito che loro hanno, il fatto di aver sviluppato questo sport e poi di averlo portato avanti, la loro nazionale viene a tutti gli effetti riconosciuta dal mondo della cross e può partecipare alle competizioni di più alto livello. E loro effettivamente sono molto brave. Prima partita che avete fatto? La primissima. Subito così. Sì, abbiamo subito iniziato col botto. Insomma, sì. Poi sapevate da cosa andate incontro. Sì, assolutamente. Assolutamente. Per chi è indicato il lacrosse? Chi secondo voi è più portato a giocare a lacrosse? Per chiunque abbia voglia di intraprendere uno sport e di entrare in squadra. Poi in realtà i nostri allenamenti sono strutturati, per cui già dall'inizio di settembre della stagione abbiamo appunto un programma sia per chi viene nuovo sia per noi, per riprendere la parte atletica, la parte tecnica. Quindi chiunque può iniziare a giocare e arrivare appunto attraverso gli allenamenti, costanza eccetera, insomma, a un buon livello tecnico. Che tipo di impegno richiede uno sport come la lacrosse? E allora, gli allenamenti sono due volte alla settimana, di 2 ore, e poi ovviamente gli impegni del campionato. Ovviamente l'impegno di lacrosse si intensifica nella stagione appunto primaverile, perché abbiamo il campionato, e poi i tornei, quando partecipiamo a tornei all'estero, in Svizzera in particolare, di solito lo facciamo, oppure chi comunque vuole partecipare agli allenamenti o ai tryout della nazionale, anche quello è un impegno, però diciamo un di più rispetto agli allenamenti normali e al campionato. Esatto. Personalmente lo chiedo invece da tutti e due, che cosa vi ha affascinato della lacrosse? Annetta, dimmi tu prima. Allora, Annetta, che ricordiamo che è tutto presidente poi dell'associazione sportiva che gestisce, esatto, la squadra di Milano. Invece Benedetta è il capitano della squadra. Esattamente. Che cosa ti ha affascinato della lacrosse? Quello che mi ha affascinato della lacrosse è stato il fatto che comunque è uno sport di squadra, e in passato avevo già fatto altri sport ma sempre individuali, e la squadra è, diciamo, una parte che davvero mi piace molto, sia, diciamo, appunto l'incontrarsi sempre, condividere, e proprio lo sport che c'è di squadra poi nel gioco. E l'altra cosa che comunque mi piace molto è il fatto che sia uno sport molto tecnico, molto atletico, e quindi appunto è un po' una, all'inizio è difficile ma diventa un po' una challenge, diciamo, riuscire ad arrivare poi a un livello molto alto. Qual è la cosa più difficile all'inizio? Quando uno arriva che per cui dice domani non torno, qual è la cosa più difficile? È proprio l'utilizzare la stecca, sì? È proprio una, sì, cosa che non viene naturale, devi proprio allenarti tanto, quello è sicuramente la cosa più difficile, però poi arriva e insomma dà grandi soddisfazioni, è uno sport che dà molte soddisfazioni appunto per poter, perché ti dà l'opportunità di andare, di partecipare appunto a tornei o a manifestazioni internazionali che altri sport non ti possono dare, quindi è assolutamente impagabile. Ecco, stessa domanda a te, Annetta, che cosa ti ha affascinato proprio della cosa? Sì, io confermo sicuramente tutto quello che ha detto Annetta, proprio il fatto che lo sport sia uno sport completo, completo, e che permetta, diciamo, lo sviluppo sicuramente individuale delle proprie capacità fisiche ma anche decisionali, perché è uno sport molto veloce, per cui alcune scelte vanno prese in un tempo brevissimo, e questa cosa è una cosa che mi affascina molto. E sicuramente la dinamica poi di squadra è il motivo preponderante per me per avvicinarsi a questo mondo, questo sicuramente. Tu hai iniziato nel, mi dicevi? Io ho iniziato, sono stata proprio una delle primissime, ho iniziato nel 2009. Ecco, nel 2009 a me si è mai pensato che di arrivare a questo punto, di arrivare a far parte di un movimento proprio a questo punto, non più di un gruppettino di ragazze che vogliono giocare appunto a questo sport strano, ma invece anzi di un movimento che lo promuove, che lo porta in giro, e appunto un mondiale anche alle spalle. Alle spalle, no, allora assolutamente no, non posso che dire che no, non me lo sarei mai immaginato. È stata proprio un'evoluzione, appunto, come dicevi tu, ed è bellissimo oggi poter guardare indietro e riconoscere tutti i piccoli passi che ci hanno portato fino a
a dove siamo oggi, al raggiungimento dei nostri obiettivi, al primo campionato europeo, il primo allenamento con la nazionale, il primo mondiale in cui l'Italia a livello femminile è stata rappresentata a livello internazionale, insomma, poter riconoscere proprio tutti questi piccoli mattoncini che sono stati messi e che oggi stanno creando veramente qualcosa di straordinario per me. Aneta, che cosa vedi invece nel domani della cross italiana o comunque milanese? Vedo, insomma, spero in realtà che si riesca ad avere sempre più gente coinvolta, più ragazze coinvolte, sì, più visibilità e... Allora diciamolo un po', queste ragazze, come ci si può fare per essere coinvolte, come possiamo fare per coinvolgere più persone? Allora, noi abbiamo un nostro sito, ecco, che è assolutamente consultabile, in cui ci raccontiamo la nostra storia, teniamo sempre aggiornato, ci sono i nostri tornei a cui abbiamo partecipato e quelli futuri a cui parteciperemo. Il nostro sito è www.lacrossemilanobagattaoi.it e così come siamo presenti sul web, siamo presenti sui social, quindi abbiamo la nostra pagina Facebook, anche qui Lacrosse Milano Bagattaoi, e il nostro profilo Instagram, Lacrosse Milano Bagattaoi. Sotto la diretta comunque vedrete i tag e le pagine, tutti i link a quello che può servire per mettervi in contatto con loro. Come si può fare, appunto? Si iscrive, si può venire a vedere, dove vi allenate? Esatto, ci possono contattare via mail oppure tramite la pagina Facebook, si possono fare allenamenti di prova e poi ovviamente venire a conoscerci. Dove vi allenate? Allora, noi ci alleniamo il lunedì in via dei Ciclamini all'Atletico Milano e dalle 8 alle 9.30 e il giovedì in piazza San Marco, quindi in centro, dalle 8 alle 10. Le partite invece, mi dicevi, appunto, del campionato dove verranno fatte? Allora, le partite di campionato saranno tendenzialmente appuntamenti domenicali, okay, e la prima di Milano il 18 febbraio al centro sportivo Dindelli di via Treviglio, che è diciamo Milano Nord. Ok. È un campo che usiamo per la prima volta, che abbiamo trovato, e siamo molto contente perché potrà essere poi diventare, speriamo, un punto di riferimento nel tempo per noi. Diciamo che il Cross Milano sta cercando una casa che diventi poi la casa stabile a Milano. Sempre, giusto? Sì, siamo sempre alla ricerca. Un obiettivo del futuro. Invece i prossimi appuntamenti per quanto riguarda la nazionale, che so che insomma vi vedono entrambe impegnate, Benedetta, tu sei impegnata anche sul fronte nazionale maschile, mi dicevi, giusto? Esatto. Allora, fronte nazionale femminile avremo degli appuntamenti a marzo, a giugno e ad agosto, e si tratta proprio di allenamenti aperti a tutti, volti alla futura selezione di quella che sarà la squadra che andrà all'Europeo 2019 a Tel Aviv in Israele. Mentre, come dicevi tu giustamente, io sono la team manager della nazionale maschile, che parteciperà al mondiale quest'estate a luglio a Netanya, che è in Israele, okay, anche questa volta, e anche per loro, diciamo, la stagione, il periodo è molto intenso, si tratterà di un allenamento al mese e tornei e scrimmaggi internazionali per arrivare completamente preparati a questo super evento. Allora, ricordiamo gli appuntamenti invece più vicini per Milano, diciamolo, il 18 febbraio. 18 febbraio, campionato italiano. A che ora e dove? Allora, centro sportivo Dindelli di via Treviglio, dalle 11.30 alle 18. Tutto ciò che le coordinate per mettervi in contatto con le ragazze, per sapere di più sul campionato, le trovate appunto sul sito internet, sulla pagina Facebook, sui vari profili, quindi non c'è modo di non trovarvi e di non venire a seguirvi. Ricordiamo, uno sport, mi dicevate, adatto praticamente a chiunque, giusto? Sì, io confermerei quello che diceva Annetta prima, è uno sport che non richiede particolari doti. Noi diciamo, noi stesse quando abbiamo iniziato non sapevamo e non avevamo idea di che cosa questo sport ci avrebbe richiesto, e con allenamento e con costanza siamo arrivate oggi a entrare in nazionale e siamo arrivate a un livello buono, per cui diciamo lo sport è aperto a tutti i più curiosi e i più volenterosi. Esattamente.
Perfetto, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, siamo in chiusura, appunto grazie, ricordiamo grazie. Allora di andare, lo vedete nei commenti di questa diretta, sulla pagina Facebook della squadra e mettervi in contatto con loro, magari se volete andare a provare, a vedere questo strano spot, ve l'ha già detto, la prima volta odierete il bastone, il bastone mazza che si chiama? Stecca. E non riuscirete a tenerla in mano, non capirete, non mollate perché poi... Basta poco e poi dopo esatto, ci si innamora perdutamente di questo spot. Grazie mille davvero ragazze, grazie, ci vediamo allora poi comunque il 18 febbraio sul campo per vedere finalmente Milano all'opera e vedere come va questo primo triangolare. Grazie a voi. Mille davvero alle nostre ospiti, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito questa mattina, perché dopo che potete rivedere questa puntata e tutte le altre puntate di Good Morning Milano quando e come volete sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Good Morning Milano invece torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.